Beh, innanzitutto vorrei dire che siamo già all'interno del progetto, no? Oggi siamo praticamente alla prima tappa importantissima e in questo primo slot, come tu l'hai chiamato, abbiamo cercato di delineare proprio quello che volevamo, cioè il nostro contesto di riferimento, no? Quello da cui noi partiremo per iniziare questo lavoro. Quindi abbiamo sottolineato come i fattori quali l'innovazione e il cambiamento, insomma, caratterizzano sempre di più il nostro sistema delle imprese, per capire come si cala questa grandissima trasformazione che si è portata nella scuola, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo voluto portare le esperienze, perché questo è l'altro obiettivo che ci eravamo posti per oggi nel nostro workshop, importantissimo, perché le esperienze ci serve molto per capire come poterci ispirare alle esperienze di eccellenza. Avevo sempre sentito parlare dell'esperienza della Venaria, ma oggi devo dire che è stato estremamente importante, penso per tutti noi, scoprire un'esperienza di questa portata, perché tanti ragazzi così che si avvicinino a questo obiettivo dell'alternanza, ma con un obiettivo anche di tipo culturale, io credo che Torino, esempi di questo genere, debba assolutamente farne tanti altri, perché abbiamo sicuramente le caratteristiche per poter valorizzare anche il nostro territorio, no? Quindi io credo che questo esempio, per esempio, è stato un esempio sicuramente molto illuminante. Torino, è inutile che parli di casa nostra, perché Paola vi ha già parlato di quello che soprattutto si sta facendo ora, perché dobbiamo parlare di ora e del futuro, e quindi è chiaro che l'impegno della nostra associazione è sempre stato molto forte nella scuola. E l'idea di questo progetto quindi era di dire: partiamo dal contesto generale per poi andare a capire esattamente bene quali sono, in termini di opportunità, alcune cose le abbiamo già dette, no? Però è importantissimo che ci rendiamo conto di quello che deve significare questa crescita del sistema culturale nel nostro paese. Quindi noi non stiamo parlando, io dico, di un piccolo progetto, sì, è un piccolo progetto, ma che si inserisce in una logica di sistema, che deve avere delle prospettive, che deve avere un effetto moltiplicatore. E quindi dobbiamo saperne cogliere tutte le valenze, quindi questa creazione di consapevolezza, no? Questa crescita che dobbiamo avere. E il nostro sistema dell'education ha sicuramente fatto un passo in avanti, perché ci siamo finalmente allineati ai paesi europei. Abbiamo accennato nella relazione del professor Gazzina del sistema duale. Ecco, non ci siamo ancora arrivati, però è un sistema che si avvicina molto, e quindi riteniamo che questo costituisca veramente un salto in avanti. Ma i nodi sono molti, no? I nodi sono molti, questo ce lo dobbiamo dire. I numeri, per esempio, sono tantissimi, quindi non avendo ancora un sistema, quando a Torino con Paola abbiamo incominciato a parlare dei numeri, no? Che lei stessa ha sensibilizzato tutti i nostri uffici, devo dire, creando giustamente una animazione su questo tema, diceva: solo nella provincia di Torino, se non vado errata, sono circa 17.000 giovani. 17.000 giovani, cosa vorrebbe dire? Trovare quante aziende? Allora, uno dei problemi era come informare le aziende, e Fondirigenti si è posto il problema di dire: formiamo prima di tutto, sì, il progetto, perché è da lì che passa tutto. Quindi tanti nodi critici, i numeri, poi come si fa, e poi nei licei. Ecco, c'era sembrato che questa fosse ancora un segmento su cui poter lavorare, perché anche le esperienze pregresse che ci sono stati anche all'interno del nostro sistema, ma anche a livello nazionale, riguardano essenzialmente l'istruzione tecnica e professionale. Quindi alcune cose sono state dette, però è importantissimo che insomma, si voglia sottolineare come la collaborazione si traduca sempre di più nel mettere in relazione questi due mondi.
Mettere in relazione vuol dire anche creare una relazione, stabilire una relazione. Molti istituti ci dicono, ma quali aziende? Ecco, poi vedremo, ma noi vogliamo, proprio come vedete, fin da questo momento che aziende e dirigenti scolastici siano insieme, il lavorare insieme. Su questo siamo veramente poco abituati a farlo. E si diceva la differenza dei linguaggi, ma che cosa faremo effettivamente insieme? Ecco, lavoreremo proprio perché ci interessa molto capire in gruppi quali competenze, quali approccio, quali sono le aree da andare a sviluppare, i percorsi che possono maggiormente essere inquadrabili all'interno di questo segmento scolastico. Ci fa molto piacere essere in partenariato con Intesa San Paolo Formazione, forse molti di voi conoscono Intesa San Paolo perché è un istituto che tutti non possiamo non conoscere, ma è importantissimo conoscere la loro esperienza nella formazione. E quando io ho sentito, devo dire, sono stata molto incuriosita, stimolata, perché a partire dai progetti europei vuol dire che c'è sempre stata una grande attenzione anche a quello che succedeva in altri paesi, che è quello che devono fare chi si occupa di formazione. Io peraltro vorrei soprattutto dirlo ai dirigenti scolastici, perché con l'impresa ci conosciamo da tempo, e anzi vi ringrazio per essere qui con noi, ma ringrazio anche i dirigenti scolastici, che Skillab è un centro di formazione manageriale, quindi cosa vuol dire? Ci occupiamo moltissimo di quella parte di cui oggi abbiamo parlato molto, no? Quindi di trasversalità, di soft skill. Non solo, ma ci siamo occupati e ci occupiamo di tutta quella parte importante di accompagnamento alle imprese in tutti i processi di innovazione e nella primissima fase di inserimento di un ingegnere, per esempio, a Stila viene sempre chiesto di fare proprio questo tipo di formazione. Allora, che cosa deve avvenire con l'alternanza scuola-lavoro? Ecco, noi dobbiamo veramente accorciare i tempi della conoscenza, accorciare i tempi della consapevolezza. Si diceva oggi, ma quanta dispersione c'è oggi a livello universitario? Abbiamo oltre il 40% di abbandono universitario. E quanti giovani cambiano e sono costretti a cambiare università quando soprattutto non riescono ad andare avanti oltre il secondo anno? Guardate che è veramente un passo importantissimo che stiamo facendo, stiamo facendo. Noi quindi raggrupperemo 20 dirigenti aziendali, l'abbiamo fatto con questa dimensione perché questi 20 dirigenti verranno suddivisi poi in 5, cioè in 4 gruppi, quindi parteciperanno 5 dirigenti scolastici e 5 dirigenti delle aziende, potranno diventare anche, come dire, anziché 10 potranno diventare 12, ma è la dimensione del focus group che è quella che ci consente di lavorare molto bene. Quindi questi focus group sono già stati pianificati, la maggior parte di voi ha già compilato la scheda prenotando il giorno in cui dovrà diciamo, partecipare in maniera molto attiva a questi focus group. Chi non l'avesse ancora fatto lo può fare ancora oggi, e ci sarà poi un workshop finale dove riporteremo di nuovo alla conoscenza di tutti le esperienze dei vari focus group. Ecco, e qui ci interessa molto veramente lavorare per soprattutto andare a raccogliere quello che è la voce del management, ma suddivisi anche per funzioni, nel senso che noi vogliamo avere dei gruppi misti, per cui ci saranno i direttori delle risorse umane, il direttore di produzione, il direttore di tecnologie, il direttore commerciale, perché i gruppi, le focus, diciamo, la ricchezza di contributo che possono portare, la varietà di dirigenti, secondo noi è un po' la chiave di volta di poter avere veramente una visione un po' a 360 gradi. D'altra parte questa bussola dell'orientamento sarà poi, come dire, il nostro
leitmotiv, nel senso che si è detto i licei avranno soprattutto l'obiettivo di capire che cosa fare da grande, ma come scelte universitarie, oppure anche come immediata soluzione anche lavorativa, perché abbiamo anche visto che non è detto che tutti debbano proseguire un certo percorso, ma certamente creare molta consapevolezza nei giovani. E rispetto alla bussola che abbiamo visto, analizzeremo ecco, tutto quello che è il contesto in cui il giovane si muove, quindi conoscere anche quelle che sono le specificità territoriali, capire tutti i temi legati alla globalizzazione, quando parliamo di internazionalizzazione, cosa significa, le famose competenze relazionali. Abbiamo parlato di comunicazione, ma come si comunica effettivamente? Abbiamo visto dei filmati su come si fa, come si partecipa a un colloquio di lavoro, certo, fondamentale, e questo lo faremo sicuramente nei confronti dei licei. Quindi gli obiettivi del focus group sono quindi attivare questo confronto con una metodologia veramente molto coinvolgente delle persone. Ecco perché limitiamo alle persone questi piccoli gruppi, perché tutti devono avere spazio e dare dei grandi contributi. Vorremmo anche cercare di diciamo parlare e dare un flash su un altro tema importantissimo per le aziende, perché se da un lato dovranno lavorare insieme per una coprogettazione, sarà fondamentale anche capire che cosa pensano della valutazione, visto che anche loro per primi, visto che sono gli attori principali insieme ai dirigenti scolastici, come si pensa di organizzare e gestire questo sistema di valutazione, che dovrà essere un sistema che adottano le scuole a 360 gradi al termine di ogni percorso. Quindi quello che è fondamentale è sapere che ovviamente i nostri formatori, sia di Skillab che di Intesa San Paolo, qui è andata via la Rita Cannata, molti di voi già la conoscono, è una nostra esperta di sviluppo risorse umane, quindi con lei esamineremo tutta l'area delle competenze relazionali, ma saremo, come dire, questo felice partenariato con Intesa San Paolo, il dottor Pantigliano che è qui in sala, lavorerà con noi su questo. E alla fine presenteremo quindi i lavori che ci consentiranno poi veramente di trarre delle linee di proiezione per quello che deve essere un approccio sistemico, ecco, nei confronti dei licei. Ecco, noi riteniamo che questo sia, come dire, un forte contributo che vogliamo dare a un'idea di crescita del paese, delle nostre aziende e di competitività che vorrei che venisse poi ripresa, come si era anche forse visto con il dottor Miraglia, perché questo è un tema sicuramente che interessa a tutti, siamo tutti fortemente impegnati in questo obiettivo di sviluppo, di crescita del nostro paese, delle nostre aziende e dei nostri giovani, che sono sicuramente il vero capitale e asset per il nostro futuro. Grazie.